Cosa sono i nerd? Il mio nome è Murio Nokemori, sono il demone dell'ansia e del disagio. Hai sbagliato proprio persona. Hai sbagliato persona. I nerd. Sono gente che passa tutto il giorno a fare roba sociale. Ma i nerd frequentano i posti da fighetti? Sì. Ti sembra una persona normale? Che cos'è un nerd? Che cos'è un nerd? Oddio, spero non io, sinceramente. È una persona che ha la passione per gli anime e manga, si traveste dei suoi eroi preferiti. Ti vesti solo così alle fiere o anche in altre attività manifestazioni? No, beh, principalmente le fiere. Sarebbe meglio un geek. Esco, ho anche degli amici. Che personaggio interpreti? Ho semplicemente indossato la cravatta e sarpe verde come studentessa della casata. Ci sono fotografi. Che noi fotografi cosplay, di cosplay, dobbiamo un attimo capire anche che cos'è il personaggio e cosa fa. Okay. Posso riprendere gli occhi un attimo? Ci vedi? Ci vedi? Sì. In questo video sono a Modena Nerd. Ma chi sono i nerd? I nerd sono degli sfigati che non escono, non vanno nei locali. Esatto. No, beh, il significato... È un luogo comune questo qua. No, semplicemente i nerd si sono evoluti pian piano col tempo. All'inizio erano considerati sfigati dalla gente, emarginati dal mondo sociale. Modena Nerd è una manifestazione dedicata a tutta la cultura che gira intorno ai nerd. Si va da youtubers, videogiochi, giochi di ruolo, giochi di società, personaggi di fumetti, ed è una fiera molto partecipata. Però i nerd adesso sono più visti come fan di cartoni animati, anime, manga. A me hanno dato più di una volta nerd, eppure vado nei locali, in discoteche, ristoranti, sì, assolutamente. È una vita sociale. Sì, esatto. Spieghiamo un nerd, che cos'è? Ma si dice che il concetto di nerd sia quello che appunto si dedica molto a queste cose, comprendendo anche rami come fumetti e film, per dire. Non necessariamente però uno, come si pensa, senza vita sociale, che non fa altro tutta la vita. Uccide. Sì, incredibile ma vero, sì, esco, ho anche degli amici. E anche ragazze, incredibile. Okay. Sono luoghi comuni, diciamo, che si dicono sui nerd, che non è vero, non sono veri. Esatto. C'è tutto un mondo dietro la passione dei cosplayer, ci sono fotografi, associazioni, gruppi di amici che si incontrano. Sei una ragazza timida? Un po', sì. Come vinci questa timidezza? Facendo i cosplay. Sei vestita come una bambolina. Personaggio è? Si chiama Nozomi Tojo, da Love Live. E ci sono anche dei set fotografici. Set fotografici, ci sono fotografi attrezzati di digitali, fotocamere. No, il nerd magari è quello che ha una passione in più rispetto ad altri che possono avere anche la moda. Tipo, a me piacciono anche gli smalti e truccarmi. Il cosplay è appunto questo, portare alla gente l'amore che io provo per un mio personaggio agli altri e farlo amare e condividerlo con quelli che magari altri che amano lo stesso personaggio. E semplicemente invece di andare a pesca io magari mi diverto con i miei amici a giocare da tavolo. Sì, anche, cioè, invece di andare dal Salone del Mobile vengo qua o dalla Milano Fashion Week vado da un'altra parte, cioè, comunque sono passioni come qualsiasi altra. Quindi non sono solo degli sfigati nerd. Esatto, esatto, anzi forse abbiamo anche qualcosa in più da dire perché possiamo argomentare di più. Il potere sta in me, sono il nuovo Bruce Wayne. Ok, che personaggio interpretate? Harley Quinn e Deadpool. Un disagiato con le mutande. Sono disagiate. Sì, in mutande. Sono persone a cui piace molto giocare ai videogiochi, fumetti. Sì. Siete qua per sbaglio voi? Ma in realtà è per curiosità. Non siamo dell'ambiente, però insomma scuriosiamo, ecco. Che idee siete fatte dei nerd? Sono giocatori di videogiochi, di ruolo? Sì, però cioè, diciamo che ci credono parecchio. Sì, è un modo di vivere. È un modo di vivere, visto che proprio si impegnano. Voi non siete nerd? No. Che genere appartenete secondo voi? Ai non nerd. Ai non nerd. Questa fiera c'è di tutto per i nerd, perché ci sono i classici giochi di ruolo, tipo non so, queste magliette con le stampe, o questi sono fumetti. Ecco, qua c'è una sessione di gioco
Come si chiamano queste sessioni? Come si chiamano? Sono dei contest? No, queste sono delle partite di LAN party, diciamo. Sì? Dei LAN party, cioè stiamo giocando insieme nello stesso punto. LAN party? LAN party, sì, ah, come okay. Se fossimo, diciamo, stiamo giocando un gioco a squadre, però tutti in rete e in locale, quindi non abbiamo internet ma lo stiamo simulando praticamente. Sono dentro un padiglione di Modena Nerd dedicato ai videogiochi. Ci sono altri contest di videogiochi, guardate quanti computer ci sono preparati per giocare a videogiochi di ogni tipo. L'iscrizione a un torneo calcio, di un torneo di videogiochi. C'è anche la realtà virtuale. Allora, che giochi sono questi qua alle nostre spalle? StarCraft 2. E lì c'è Hearthstone. In cosa consistono? StarCraft 2 è un gioco strategico in tempo reale, direi, adesso non lo gioco quindi non vorrei sbagliare, e fondamentalmente il concetto è che ci sono partite 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, ognuno si sceglie la propria razza, ci sono anche 4 contro 4 e l'obiettivo è semplicemente distruggere tutti gli edifici dei nemici e tutte le unità. In questo momento c'è una ragazza che sta giocando a un videogioco. Un visore virtuale per immergersi proprio in questa realtà fatta di videogiochi. Ma tu sei un nerd? Ti senti nerd? Il discorso è che no, tecnicamente nerd è un termine molto negativo negli Stati Uniti. Sarebbe meglio un geek, appassionato di elettronica, di serie televisive, cartoni, vuole vedere, del genere. Ecco, io sono un geek, non un nerd. Anche perché a scuola facevo schifo e i nerd sono tutti bravi a scuola. Che personaggi interpretate? Io Valiano di Ibelin dal film Kingdom of Heaven di Orlando Bloom. E io uno Stormtrooper dal film di Star Wars. Quindi medioevo e fantascienza abbiamo. Esatto. Ma è un gioco da nerd questo qua? No, questo è un gioco strategico e soprattutto molto adrenalinico. Si chiama Hunt for Gods ed è un gioco a squadre in cui bisogna restare in vita. Ci sono tre squadre che si affrontano in questa arena. Gli altri sono tuoi nemici, io sono sempre il giocatore della tua. In questo momento loro sono tutti i miei nemici, io sono da solo contro di loro. Ma tu giochi da solo contro tutti? In questo momento sì, anche se in realtà ci sono tre squadre che si affrontano. I nerd. Sono gente che passa tutto il giorno a fare roba sociale e viene in fiera a godersela con gli altri. Gente che si rifugia in un mondo che piace a loro e che è fatto su misura per loro e che quindi in quel mondo stanno bene, meglio che nel mondo di tutti i giorni. Il mondo reale. Sì. Ma è la questione di immedesimarsi nel personaggio, sentirsi felici nel condividerlo in mezzo a tutti gli altri e comunque anche nel costruirlo il costume ti diverti. E quanto ci è voluto a fare un costume così? Di tempo, impegno, ricerca del materiale? Ma questa è una roba sempliciotta che abbiamo fatto, ci abbiamo messo sino una settimana, poco di più, ma una settimana prendendosela molto con calma. Un nerd è un appassionato di videogiochi, film, serie TV, cose che hanno a che fare col digitale in genere, queste cose. Ma un nerd va in discoteca? Frequenta posti per fighetti? Se ha voglia sì, perché no? Diciamo una vita sociale il nerd. Direi di sì. Tu lo fai o stai chiuso in casa come i luoghi comuni? Preferisco stare chiuso in casa, però andare in discoteca, uscire con le amiche è una cosa che si deve fare, quindi Okay. Purtroppo. Ti vesti solo così alle fiere o anche in altre attività manifestazioni? No, beh, principalmente le fiere, però cioè mi piacerebbe, cioè mi piacerebbe ci fossero più esatto. Associazione Italiana Foto Amatori. Sì, per i cosplay. Sì, per i cosplay, esatto. Che indicazioni stai dando alla modella? Praticamente le sto facendo fare le varie pose del suo personaggio. Il set fotografico qui continua. Ecco. C'è il momento dell'inquadratura. Ma e tu che personaggio interpreti oggi?
Ma è un personaggio ispirato a una serie televisiva giapponese che esiste da 45 anni e nell'ultima generazione che hanno fatto è basato sui videogiochi e il fatto che i virus dei videogiochi, quindi i bug, si infettano le persone e ci sono questi medici dotati di queste cinture e queste cartucce, sì. E ogni cartuccia è un videogioco, un genere di videogioco, e tramite queste si trasformano e combattono i virus dei videogiochi. Che personaggio è il tuo? Connor Cammy di Assassin's Creed 3. Ecco, quanto tempo ci è voluto a fare un costume così? Ah, io ci ho impiegato un anno. Un anno addirittura. Per tempi persi a lavoro, a casa, io ho impiegato un anno per farlo solo per mancanza di tempo. E adesso sei pronta per il Modena Nerd. Modena Nerd e tutti gli altri Comic Con che verranno. Qualunque cosa uno sogna di voler essere, con questo costume o con altri costumi lo può fare, perché in queste fiere si può veramente dimostrare di essere qualcuno che si è sempre sognato di essere. Beh, sono semplicemente me stessa, ho fatto un test su Pottermore e che mi ha smistato nella casata Serpeverde, quindi ho usato il mio stile per smistarmi nella casata, semplicemente. Non è un personaggio presente nel libro o nel film, ho semplicemente messo la cravatta che la rappresenta e poi me stessa, semplicemente. Nerd è una persona come le altre, è un appassionato, non c'è altra definizione. Alla fine la parola nerd sta proprio per appassionato, in un ambito, che sia i videogiochi, che sia la lettura, non ha importanza. Io il termine nerd non lo userei neanche, semplicemente appassionarsi a fumetti, videogiochi, serie TV, quant'altro è passione, hobby, quindi nerd è un po' come in Giappone dire a uno che è appassionato di queste cose se è un otaku, per loro è un'offesa, quindi otaku, che è l'equivalente di nerd, che è lo slang americano. In Giappone si dice otaku, è la stessa cosa. Io penso che siano terminologie alquanto superflue. Che cos'è un nerd? Oddio, spero non io, sinceramente. Non cosa lo so. Fai qua allora? Io vado, ovunque c'è fiera, c'è da mangiare e vado. Ok, quindi sei un intruso? Più o meno. Ok. Come hai iniziato a giocare qua? È una prova? Vabbè, sono passato, c'è la sedia libera, mi sono seduto. Perfetto intruso. No? Sì, perfettamente. Il mio viaggio dentro Modena Nerd continua, sono sempre tra i padiglioni pieni di persone appassionate ai cosplayer, fumetti, giochi di ruolo, giochi di carte, di società. C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ecco, cosa sono i cosplay? Spieghiamolo a chi non li conosce. Quando praticamente guardando, che ne so, anime o anche videogiochi o altro, ti piace un personaggio perché comunque ti riconosci in lui, allora comunque senti la voglia di portare questo personaggio a queste fiere, cioè ti travesti come lui, stesso trucco, ma non solo, anche tipo nell'atteggiamento e tutto quanto, e cerchi comunque di, insomma, essere proprio quel personaggio perché comunque ti rispecchi in lui. Allora. Personaggi che vengono da dove? Dal Giappone ovviamente. Okay. Dal Giappone. Sei appassionata di questa cultura? Sì, veramente tantissimo. Io amo il Giappone e tutto quello che lo riguarda. Ma negli occhi cosa ti sei messa? Sono lenti verdi. Scusa, in questo momento sono tutti impegnati i fotografi a fotografare questi set di cosplayer. Siamo tre original. Original. Okay. Anche tu original? Sì, il mio nome è Murio no Kemuri, sono il demone dell'ansia e del disagio. Tu invece? Il mio è un original, si chiama Isoga e significa segreto. Il perché lo scoprirei se ci viene a vedere la gara cosplay. I nerd sono fondamentalmente tutti gli appassionati di qualsiasi categoria. È solo un modo per etichettarci, ma alla fine ci lega la passione. Possiamo definirci otaku, che è la versione nipponica, ma in fondo è qualcosa che unisce gli uni con gli altri in modo positivo, a mio avviso. E il cosplayer soprattutto è colui che fa uscire tramite il cosplay la propria creatività. Voi siete cosplayer? Noi siamo cosplayer. Siamo tutti insieme, siamo tre amici che hanno la stessa passione per appunto Assassin's Creed. Ci è voluto molto tempo anche per voi a fare i costumi? Io un po' meno, però la passione mi ha messo qualche accessorio per arricchirlo. Più che altro la cura del dettaglio, tipo il doppio petto foderato in seta, diciamo che il diavolo sta nei dettagli. È venuto un bel costume comunque.
ci sei lavorato parecchio. Soft Air, intanto c'è rispetto della natura, si fa amicizia, si fa gruppo, sì. Finito di giocare si va tutti a mangiare insieme, si conosce sempre nuova gente, abbiamo rispetto anche di chi non rispetta il nostro sport, che però magari bisognerebbe un po' di più cercare di scoprire cos'è prima di giudicare. Un gioco come un altro. Sei vestito da Jason, come mai? Perché avevo la maschera che ho comprato quando andavo all'elementare, allora ho voluto sfruttare questo vecchio ricordo e trasformarlo in cosplay. Mi piace vedere questi tipi di film, però insomma, sono un ragazzo tranquillo, ascolto metal, ma sono un ragazzo tranquillo, quindi... Noi fotografi cosplay, di cosplay dobbiamo un attimo capire anche che cos'è il personaggio e cosa fa, senza sbagliare. Quindi tu conosci tutti i personaggi, diciamo, dei cosplay? Più o meno grazie a qualche amico che fa cosplay. È difficile allora? Abbastanza. E a volte si sbaglia, anzi io sbaglio spesso delle volte, quindi... Che ragazze sono? Che ragazze e ragazzi sono i cosplayer? Cioè che tipo di ragazzi sono? Ma può essere di tutti i generi, sia i più timidi che lo fanno per vincere la timidezza, sia anche più sicuri di se stessi che vogliono accrescere ancora di più, esatto, accrescere ancora di più la loro ulteriore sicurezza. Personaggio interpreti? Maki di Love Live. Il personaggio mi rispecchia perché è un po' timidina, però comunque decide di insomma cantare e ballare insieme alle sue amiche per salvare la sua scuola, insomma. Che gioco è? Vanguard. Come si chiama? Vanguard. Vanguard. Che genere è? È un gioco di carte, diciamo, anche collezionabili. Sì. Simile a Force of Will, che è più conosciuto, è uscito da un anno, è innovativo, cioè... Divertente? Sì. Come ti sembra? È carino, mi piace, spero di capirlo bene. Sì. E che cos'è un nerd? Spieghiamolo a chi non conosce i nerd. È una persona che ha la passione per gli anime, manga, si traveste dei suoi eroi preferiti. E la passione è che c'è sempre, tutto l'anno? Sì, sì, c'è sempre. Solo in queste fiere? Più per le fiere, comunque. Se qualcuno, gli cosiddetti haters, hanno dei problemi con chi ha una passione, per me il problema ce l'hanno loro, perché hanno... Il haters. Problema, sì, gli haters hanno quel problema di dire, criticare sempre comunque chi magari ha una passione, spende tempo, cura e denaro anche per... avere un costume, per curare un personaggio, piuttosto che fare una carriera da fumetto, da youtuber, e viene a criticare solo perché non sei al top della perfezione. Guardati in casa tua che è un po' meglio. Proviamo a spiegare un geek, cosa fa un geek nella vita. Il problema del... Lavora come tutti. Lavora come tutti. Chi riesce a lavorare. Esatto. Compra videogame, anime, non in maniera esagerata, ciò che gli piace, cerca di trovare il tempo per giocare. Anime che sono? E cartoni animati. Allora, abbiamo giapponese. Ha una vita normale come tutti, diretta, però c'è un sistema di personaggi. Vive, respira, mangia, dorme. C'è uno youtuber che si dedica solo alle recensioni dei film. Solo video, sai, lui è un youtuber? Sì, è un youtuber. Ah, youtuber. Mi puoi spiegare chi è questo ragazzo? Victor Laso 88. Sono proprio dei momenti qua dentro Modena Nerd dove ci sono questi incontri tra youtuber e appassionati fan. Cosa fa? Fa recensioni di film, praticamente fa quello. Molto bravo. Famoso. Sì, molto famoso. Cosa gli vuoi dire adesso? Ma volevo, lui accetta abbracci, foto, quindi volevo salutarlo. L'ho già incontrato altre volte, è molto disponibile, molto, molto gentile. Come accetta abbracci? Accetta abbracci nel senso che lui, come dire, per scherzare dice che ci fa degli abbracci talmente forti che ci spezza le ossa. Quindi per scherzare baci così. Quindi è un suo punto di forza, sì, la sua specialità. Beh, quando ci incontra sì, diciamo, è il suo punto di forza quando ci incontra. Che personaggio è? Smoke di Mortal Kombat 9. Non ho capito niente però. Smoke di Mortal Kombat 9. Ok. Non sei un nerd. Non sono nerd. Anche tu sei un nerd. I nerd chi sono? Sono mica degli sfigati. Che non è un uscite, non uscite. Dove usciamo? Avete degli amici? Sì. Abbiamo una vita sociale. Quindi avete una vita sociale. Sì. Anche voi nerd. Esatto. Ok.